eccoci qui, buongiorno chef. Wow, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signori, buongiorno. Allora, sul tavolo dello chef ci sono già gli ingredienti pochi essenziali. Proprio di questo periodo, possiamo dire, chef? Il pollo lo troviamo tutti i giorni, quindi il cavolfiore di questo periodo. Mi piace il cavolfiore, mi piace il fusare di pollo. Questo, e cosa c'è qui all'interno di questa busta? In questo pacchettino c'è un po' di formaggio, che è il primo sale. Vedi? Bene, allora quindi sono pochissimi gli ingredienti quest'oggi, chef. Pochi, formaggio veramente. Primo sale, un fusello dei fuselli di pollo, del cavolfiore, chissà come saranno però ben amalgamati. Quale titolo della ricetta è voluto regalare al nostro pubblico? Semplicissimo, di effetto. Vediamo. D'effetto? D'effetto, sì, d'effetto, perché effettoso. Questo cavolfiore diventerà un ingrediente carino da mangiare. Sbalorditivo? Oddio. Ok, allora sono curiosa. Siete curiosi anche voi di conoscere la ricetta del giorno? Straccetti di fuselli. Di fuselli di pollo su crumble di cavolfiore. Ok, questo è il piatto proprio per Matthew. Gli sono quattro fuselli di pollo, se volete già essere distossati, oppure li distossiamo insieme. 100 grammi, 400 grammi di cavolfiore, 100 grammi di primo sale, sale, olio, pepe, 500 grammi, sì, scusa Pasquale. Pasquale mi corregge. Si fa un po' di scherzetto qua, perché c'è una grafica, allora, che sì, come nel leggete voi, la legge anche Chef Ferio, però frattempo, si gioca mattina 9, esatto, quindi si nascondono le quantità. Io ho messo a marinare con un po' d'aceto di mela, olio, sale e pepe i nostri fuselli di pollo. Bene, quindi primo step, io sono curiosa di sapere e di vedere come sarà sbalorditivo e sorprendente questo cavolfiore, caro chef. In più, il primo sale avevo un'altra intenzione come usarlo, però perché mi cambia sempre idea in itinere. In dispensa avevo una zucchina, sì, che da sola lì si doveva buttare, sì, era molto triste, e ho fatto un po' di verdure alla griglia e realizzerò una mille foglie con il primo sale. No, un attimo, no, mi sono persa. Allora, dopo la ricetta è il crumble, fusello di pollo su un crumble di cavolfiore. La zucchina, la zucchina avrà a che fare col piatto? Sì, faremo una mille foglie, ho cambiato. Mille foglie, va bene. Padelle antiaderente. Non perdetevi questo momento, perché non c'era nella ricetta, e quindi vediamo a che punto questa è la cosa, queste zucchine grigliate. Guarda, questa è una cosa che mi piacerà fare. Prendere i fiori di cavolfiore e sbriciolarli. Vedi, può vedi, essere vedi, un antistress. Sì. Vedi? Allora, intanto questo tegame, nel frattanto che il fusello di pollo dissossato, attenzione, è stato marinato nell'aceto di mele per una mezz'oretta? Allora, ma anche un quarto d'ora basta. Lo hai cosparso di aromi, però? No, solo sale e pepe. Sale e pepe. Perché deve essere un piatto. Non ti ho veduto farlo. L'hai fatto adesso? Sì, 10 minuti prima. Ah, ecco, perché non l'avevo visto, però c'erano degli aromi, quindi ho chiesto. No. Quindi solo sale e pepe. Guarda, gli inseriamo padella antiaderente. Poi, padella antiaderente. Senza olio, senza nulla. Esatto, questo volevo dire, andiamo senza olio. A sbriciolare, semplicemente, esatto, il cavolfiore, il cuore, la parte proprio soprastante del cavolfiore. Sbriciolandolo, però sai che è sporco in cucina, chef, perché va tutto dappertutto. Poi, con il rimanente, si possono fare delle ottime zeppoline di cavolfiore. Ah, già, perché si fanno anche le zeppoline di cavolfiore. Si fa l'impasto, oppure comprarlo. Chef, ma questo in realtà è un secondo? Un primo, un secondo, piatto unico, un piatto può diventare unico, quello che vogliamo. Mary Mary. Va bene. Vedi? Quindi, però bisogna fare attenzione, perché il fusello di pollo bisogna dedicare tempo a questo piatto, credo, no? Non molto, perché il segreto sta nel saltare, quindi diventa un crumble. Allora, crumble che significa, chef? Questo, vedi? Questo? Ma deve essere croccante il crumble. Croccante, ma lo facciamo diventare. Quindi basta per farlo così diventare croccante non abbiamo bisogno dell'aggiunta di olio extravergine di oliva, forse dopo. Ho messo solo uno spicchietto d'aglio. Ma come ti vengono queste idee? Ma da dove nascono? Dove le fai uscire queste idee, chef? È ispirazione del momento. Allora, fammi pulire un po'. Puliamo, bello, sistemato. Sistemato, vedi? Chef Ferio. Allora, nuovo bisogna piatto anche per oggi. Chef Ferio dirà che è sbalorditivo questo piatto unico, un crumble, in realtà dei fusoli di pollo su un crumble di cavolfiore. Un piatto, non so se troverete questa specifica ricetta al ristorante di Chef Ferio, mangiando sul serio. Lo sapete, per mangiare sul serio almeno una volta nella vostra vita dovete recarvi al suo ristorante, si trova a Nola, oramai lo diciamo tutte le volte, che si trova in un punto strategico, logistico, sì, positivo, vicino perché vicino
vicino a Benevento, vicino a Napoli, vicino a Salerno e ancora, insomma, è facile per raggiungere. Vicino all'autostrada. Quindi davvero, davvero facile per raggiungere, allora, Mary, mangiando sul serio. Parliamo quindi di cose, vi dicevo, non so se troverete questo menù, però potete risparmiare richiesta. Se ho il cavolfiore in frigo, ve lo faccio. Se hai il cavolfiore in frigo. Però, poiché tu sei molto di stagione, naturalmente è un piatto forse un po' più invernale. No. Così diventa fresco, Mary. Per ogni stagione. È un modo diverso per mangiare il cavolfiore, vedi? Che tempo di cottura deve ecco, il camber per 8, diventare 9 tale? 8-9 minuti, fiamma bella alta, ma avete la padella antiaderente. E fare il giocarci. Gesto di polso. Allora, le nostre zucchine. Un piatto alla Mary Chef. Le nostre zucchine, sale, pepe. Le zucchine lui le ha grigliate prima, le ho detto, sì. Ha trovato questa zucchina nella nostra, sul tavolo dello chef, diciamo così, era rimasta sola e quindi... Ma me ne è rimasta ancora un poco, ancora? Quindi domani realizzerò qualche altro primo piatto. Basta chef, ti prego, consumavi adesso, questa cosa che vuoi dividere. Io capisco che bisogna fare e dare vita alla filosofia del cost food, no? Ecco, sì. Per cercare di risparmiare e in maniera inversa far uscire quante più pietanze possibile. È un'arte, è un talento che ti compete, soprattutto che ti contraddistingue. Però la metà zucchina ce la mettevi, chef, ma dai! Mary, dobbiamo fare attenzione, certo, a quello che spendiamo. Ma dai! Allora, guarda, facciamo una millefoglie con il nostro primo sale. Ah, lo chiudiamo proprio. Quindi le grigliamo, mettiamo un poco di sale e pepe, poi un'aggiunta un po' di sale, di olio extravergine, e poi questa millefoglie vuol dire questo, insomma, inserimento del facciamo? Primo sale tra due fette di zucchine grigliate. Le rimettiamo sulla griglia, Mary. Ah, le rimetti? Sì. Ma insieme al fusello di pollo? Allora, questa qua io devo assaggiare un attimo. Scusami un attimo. Devo vedere un attimo una cosa. Scusatemi, signori. Parla. Com'è? Allora, secondo me lui se la suona e se la canta, naturalmente dice che è buono, però non gli crediamo, perché tutte le volte che abbiamo assaggiato i piatti di Chef Ferio, o che fossero primi, secondi, il risultato è stato sempre eccezionale e superlativo. Intanto, se volete copiare pedissequamente Chef in questa ricetta, tra poco noi linkeremo questo momento di diretta, per cui sulla nostra pagina di Facebook troverete la diretta, o meglio la ricetta del giorno, questi fusoli di pollo su un crumble di cavolfiore. Esatto. Andate sulla nostra pagina, sulle nostre pagine ufficiali, pagina di Facebook, pagina Instagram, Mattina 9, mettete un like se ancora non l'avete fatto, perché più ne siamo meglio è, ecco, signori miei. Terminato il boccone. Stavo con il boccocino. Aumentiamo la famiglia di Mattina 9, perché comunque sia su Instagram tra poco posteremo la ricetta del giorno, questa, e poi tutte le nostre interviste, tutti i nostri servizi sempre a disposizione per voi in ogni torniamo ora. Torniamo a noi. Sì. Togliamo l'aglio. È pronto il crumble? Quasi. Crumble? Vedi come com'è questo crumble? Com'è che non hai assaggiato il crumble? Sì, è ancora naturale. Poi, vedi come si è colorato. Sì, che è ancora naturale. Non mi piace. Ah! Bisogna ancora condirlo, questo vuoi dire? Non mi piace. E cos'è che manca per piacere? Manca tutto. Allora, chef, fammi un attimo qua, aspetta. Allora, non lo distraiamo. No, assaggiarlo così a me non piace. Una variante. Lo devo prima condire, quindi. Naturalmente, c'è una variante nella ricetta rispetto ai titoli iniziali, perché abbiamo aggiunto anche questa millefoglie di zucchine con il primo sale. Ma giusto un recupero veloce. Quindi nel cavolfiore ho aggiunto sale, pepe e adesso un filino d'olio. Ma giusto una goccettina, vedi? Giusto una goccia, una pioggerellina sottile di olio. È diventato più ambrato, più scuro. Sì. Vedi? Ora è pronto. Certo che io non ho mai mangiato il cavolfiore a crumble, cioè questo così. È un modo di far mangiare il cavolfiore ai bambini, perché così sembra, sai, quelle cose sfiziosette. Infatti, senza dirlo. Pronti dunque per questa ricetta di oggi? Vi abbiamo dato tutti i riferimenti. Intanto io vi dico che se avete delle segnalazioni da fare potete farlo attraverso la nostra redazione mattina9@gmail.com. potrete naturalmente fare le vostre segnalazioni, dirci quello che avete visto magari nella nostra città e volete parlarne nel nostro salotto. Ma tu però prima il primo sale non l'avevi messo, cioè nella ricetta, allora, originale il primo sale non c'è nella millefoglie. Com'è sta cosa? Andava sopra al petto al fusello di pollo. Lo shock sempre del caldo. Invece io ho visto la zucchina, ho cambiato in corso d'opera. E ho deciso, è più carina così, dai. Però se il nostro pubblico non ha il tempo di preparare la millefoglie, ma c'è la ricetta, casa, come fa? Glielo mettiamo, io adesso lo faccio vedere, facciamo anche un conservato, esatto. Un poco.
come doveva essere in originale. Diciamo anche l'alternativa al fusello di pollo, perché il fusello di pollo è una carne molto tenera, tenerissima, non secca. Ho scelto questo. E poi la coscetta, a quale bambino non piace la coscetta tutti, di pollo? A piccoli, grandi. Addirittura dissossata proprio. Che piacere. È una marcia in più. Una marcione in più, specialmente per Mario, che non mangia più sale di pollo se non c'è qualcuno che glieli pulisce. Ecco, ecco qua. Come voleva si dimostrare. Gli dissossa più che altro, mi correggo col termine. Bisogna dissossare quella parte, capito? Perché poi perdi tempo, adesso si fredda, allora tu dici no, dammelo già bello spezzettato. Guarda, semplice, semplice. Che bello aggiungiamo questo piatto, un piatto ricco. Il nostro primo sale, questo era l'intento, perché è un formaggio neutro. Posso darti ragione e dire ancora una volta che sbalordisci con i tuoi piatti? Ma guarda, perché lui con una mezza zucchina che ha trovato solitaria nella nostra cucina, sul tavolo tuo, il tavolo dello chef, è riuscito a realizzare un contorno ricco ma molto molto saporito e altrettanto contemporaneamente molto colorato. Quindi complimentissimi a te chef, grazie alla regia, alla nostra regista Giada De Grigola, per riprendere questa bellezza, questo piatto d'arte. Allora, siglato anche da un... L'intento del nostro format è proprio questo. Glissato da un artista, ecco, anche dalla tua penna, possiamo dire, sì, culinaria, giusto, di aceto balsamico. Una che cos'è quello? Sì, aceto glassa di aceto balsamico. Glassa di aceto balsamico. Due ingredienti. Tre. Riusciamo a fare... Tre, quattro. I principali, dicevo. Ah, sì? Due ingredienti, cavolfiore e pollo, riusciamo a fare un piatto eclatante e non semplice ma d'effetto. Hai ragione, chapeau anche oggi per Chef Ferio. Grazie chef, porti sempre novità, grazie a te, grazie, è sempre Mary, bello averti in cucina. Ma sei tu che mi dai l'ispirazione dei miei piatti, che bello, quindi... Allora l'arte in cucina tutti i giorni con Chef Ferio qui a Mattina 9, tante idee, tante ricette. La ricetta del giorno la posteremo su Instagram Story di Mattina 9. Domani che ti inventi? Devo usare quella zucchina domani. Vabbè, lo so. Ma ci sono io che ti ispiro sempre zucchine. Ma si deve consumare. Allora, c'è un altro... un altro po' di cavolfiore, un altro po' di zucchina. No, dai, l'ispirazione deve cambiare domani. Va bene, allora cambiamo piatto. Restate domani. Restate su queste nostre reti televisive, grazie. Baci di Mario. Ciao, ciao, un bacio.